Buongiorno a tutte e a tutti. Mi dispiace molto non poter essere lì con voi oggi nella casa di tutti i fiorentini, il Salone dei 500. Luogo che racchiude arte e storia, simbolo della grandezza di Firenze. Ma le celebrazioni dello Yom Kippur, giorno dell'espiazione, non mi permettono di essere con voi stamani. Ci tengo comunque a portarvi il mio saluto e quello della nostra città. La festa dell'ottimismo ha un forte legame con la nostra città e vorrei ringraziare il direttore Claudio Cerasa di cuore e tutta la redazione del Foglio per continuare a scegliere Firenze come casa di questo evento. Grazie a questa iniziativa Firenze si conferma laboratorio di idee e confronto nell'ambito del quale l'ottimismo è una risorsa fondamentale. Ottimismo per me è prendersi cura della città, aumentando la qualità degli spazi pubblici e rendendo Firenze un luogo sempre più accogliente. Sono tante le sfide che necessitano di risposte immediate: la mobilità, il turismo sostenibile, la vivibilità dei quartieri del centro storico, l'emergenza abitativa e l'attenzione all'ambiente. Per migliorare le città dobbiamo investire nella qualità della vita delle persone e rispondere alle loro necessità. Un modello che deve guidare la nostra azione politica in ogni ambito. Noi stiamo facendo questo, siamo vicini ai cittadini e siamo schierati in prima fila per dare loro risposte concrete. E il governo invece che cosa fa? Quali politiche abitative mette in campo? Quali politiche sanitarie? I cittadini hanno bisogno di risposte chiare. Ottimismo è essere orientati al miglioramento della società e al benessere collettivo. Investire in sviluppo e impresa, innovazione e ricerca, welfare, sostenibilità ambientale e diritti civili non è solo un dovere, ma una manifestazione concreta del guardare al domani con fiducia. Questo è per me il ruolo del centro-sinistra, unire una visione e un progetto di paese a valori chiari e riconoscibili. Sono convinta che questa sia la strada per arrivare a governare il paese. Ottimismo e progresso, coraggio di innovare, mettendo al centro la persona e la comunità. Ancora grazie di cuore al Foglio per questa giornata ricca di spunti e confronto e benvenuti e benvenute a Firenze. Grazie.